Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. La puntata di oggi è interamente dedicata ai mondiali di hockey su pista che si svolgeranno a Novara dall'8 al 22 di settembre. Presentata infatti nei giorni scorsi al Pala Igor con il primo Media Day, la nazionale maschile senior e quella under 19. Ecco le interviste. Impressioni molto positive, siamo arrivati ieri. Il palazzetto è bellissimo, pista nuova, va tutto bene, quindi gli ultimi giorni per prepararci e dopo siamo pronti. Sabato torniamo a casa 3 giorni e dopo abbiamo l'ultima settimana di rifinitura dove sistemare le ultime cose, magari riprenderci un po' dalla fatica del torneo in Spagna e arrivare proprio al 100% alla prima partita. Quali sono le tue idee sull'esordio con il Cile? Sarà una partita difficile perché la prima è sempre quella un po' più faticosa dove devi scioglierti un po', però sappiamo che tutte le partite sono delle finali, quindi entreremo in campo per vincere e dare il massimo come se fosse una partita di top livello e ci ammetteremo tutti. Si sente il fermento in città che per la competizione, si sente che qua l'hockey è vissuto in un'altra maniera, come in altre città, per esempio Lodi, le città che hanno vissuto grandi anni di hockey, e lo sentiamo questo e ci fa molto piacere e per questo può essere quel qualcosa in più da mettere in pista anche per noi. Almeno dall'ultimo mondiale in Argentina sapevamo già che il prossimo appuntamento sarebbe stato in Italia e eravamo subito carichi, adesso si sta avvicinando e non vediamo l'ora di iniziare. Ieri abbiamo fatto una passeggiata in città e abbiamo visto volontari che mettevano giù gli striscioni, i cartelloni, che appendevano i cartelloni e è molto bello, adesso è tappezzata Novara proprio per l'evento e veramente veramente è una bella emozione essere qua. Le aspettative sono molto alte, adesso bisogna andare con calma, finire la preparazione, finire le rifiniture e tutto quanto, ma siamo una squadra molto forte e faremo sicuramente il massimo per portare a casa il risultato migliore. Siamo contenti intanto che l'hockey sia tornato in una piazza importante come Novara, piazza storica, la squadra più titolata d'Italia nell'hockey su pista è proprio Novara e il palazzetto è fantastico, bellissimo e siamo carichi, vogliamo far bene questo mondiale, soprattutto perché giochiamo in casa e poi perché vogliamo prendere una medaglia visto che da tanti anni manca in un mondiale senior. Ci siamo allenati un po' a scaglioni, un po' poco, però abbiamo caricato molto. Vogliamo continuare, manca ancora una decina di giorni al mondiale, quindi faremo allenamenti intensi per trovare l'amalgama di squadra perché vogliamo far bene. Penso che adesso dobbiamo lavorare tanto sull'aspetto tattico e sull'aspetto mentale, ormai il grosso della preparazione è stata fatta, noi vogliamo far bene soprattutto in ottica quarti di finale perché vogliamo e dobbiamo arrivare il più in là possibile e l'unica strada è il gruppo, noi dobbiamo far bene, dobbiamo trovare l'amalgama di squadra, ci conosciamo da tanti anni, andiamo d'accordo, abbiamo giocato tanti anni insieme, perciò penso che sarà una cosa facile, ci vorrà qualche giorno ma noi siamo pronti, siamo carichi. Un palazzetto come questo che non so quante pensione tenga ma sulle 4.000 penso, ma quando è pieno è una bolgia e l'hockey è uno sport dove il pubblico è fondamentale, poi avendo gli spalti proprio a ridosso della pista, entrando qui a giocare, avendo un palazzetto pieno hai uno stimolo in più e secondo me farà la differenza. È veramente un palazzetto che per l'hockey non è abitudine per l'hockey giocare in questi tipi di palazzetti, però è un bello spot, un bello stimolo per noi per cercare di far bene perché abbiamo tanta voglia e questo palazzetto pieno, come speriamo ci sia tutte le partite, sicuramente può darci una grande spinta perché è grande, è caldo, sicuramente i tifosi vicino ci aiuteranno. Tu sei, tra virgolette, l'uomo di esperienza di questa nazionale, solo che devi un pochettino prendere per mano i tuoi compagni per portarli verso un obiettivo che aspettiamo da tanti anni. Sì, infatti abbiamo cominciato a lavorare
duramente quando ci siamo trovati il 19 e al di là sì, dell'età, però sì, sono quello più anziano, diciamo così, anche esperienza, anche se comunque giovane anch'io. E tutti abbiamo tanta voglia, al di là di tutto quello che si dice, del torneo che è stato. Abbiamo voglia di far bene, di cercare di fare un risultato che sarebbe veramente importante. Adesso fammi il nome di un avversario. Lo so che poi alla fine sono sempre i soliti 3-4, però sì. tra i soliti noti qual è quello che ti metti di fronte? Ma sicuramente metterei Spagna e Argentina, perché anche come modo di giocare diverso da Portogallo e Francia, che forse lasciano un pochino di più giocare anche in difesa, invece la Spagna soprattutto come stile di gioco è molto aggressiva, lascia poco giocare, quindi metterei Spagna-Argentina. Siamo molto molto carichi, insomma, mondiale in Italia capita poche volte, soprattutto a livello giovanile, e siamo preparati secondo me benissimo, dalla parte fisica alla parte in pista. E abbiamo staff di livello mondiale, direi, e migliori staff secondo me che ci sono in circolazione, con l'allenatore Bertolucci, De Gerone, anche il preparatore. Credo che vedere anche questo palazzetto, il Pala Igor, immaginarmelo tutto pieno sia una motivazione in più. Siamo partiti subito con la parte fisica per poi finire con la parte tecnica o tattica, quindi ci siamo allenati bene, non vediamo l'ora che inizi il mondiale perché siamo carichi e sperando che vada tutto bene. Spagna, Portogallo, Argentina sono squadre importanti e forti, come anche la Francia che ci sta dando fili da torcere in questi anni. Quindi noi non abbiamo paura di nessuno, noi comunque ce la contendiamo con nessuno e speriamo comunque di portarle tutte a casa, perché siamo in Mondiale d'Italia e vogliamo il titolo, visto che manca da tanto. È sempre bello rappresentare la propria nazione, soprattutto in queste manifestazioni dove dobbiamo dare il massimo sia per se stessi ma soprattutto per la maglia, perché non è facile arrivarci a questi livelli e quindi bisogna sempre dare il massimo e mettersi a disposizione anche per il mister. Le mie sensazioni sono che la squadra è pronta sia mentalmente che fisicamente, quindi credo che sarà solo il campo ora a parlare. Noi abbiamo l'obiettivo di fare il meglio possibile e di arrivare al primo posto, poi sicuro la pallina è tonda, quindi vedremo poi in campo. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon weekend e vi do appuntamento a sabato prossimo.